È mancato solo il gol a Zaniolo, che ha fatto una grande partita al rientro. Io volevo sapere se ha sentito le sue parole di ieri, dopo di lei, in conferenza stampa, quando ha detto delle cose molto belle proprio su di lei, sul rapporto che avete, e se, adesso che è tutto passato, insomma, il giocatore è recuperato, eccetera, se lei ha mai temuto davvero di perderlo quest'estate? Se ho mai avuto paura di perdere il giocatore. Il direttore non è mai venuto da me a dirmi esiste questa possibilità, mai. Non è che il direttore mi ha detto attento mister che magari lui va via prima del fine del mercato, mai. Però la verità è che tu leggi tanta cosa che durante il campionato io non leggo tanto, però durante l'estate sei sempre un po' più attento alle bugie di mercato e tu leggi tante cose che qualche volta tu pensi che può essere possibile. Io sapevo che era un giocatore importante per noi, sapevo che è un giocatore con qualità diverse che noi non abbiamo, è veramente l'unico giocatore con questo potenziale fisico di uno contro uno, di profondità, di... Posso dire che sì, che ho avuto un pochettino di paura, non tanto perché il direttore non mi ha detto mai che c'era una grande possibilità. Il rapporto anche tra di voi? Bene, anche l'anno scorso, perché quando due persone che lavorano insieme, se c'è in un determinato momento un piccolo problema o il giocatore che interpreta male una strategia di motivazione o un giocatore che non è contento perché va in panchina un paio di partite, questo tipo di situazione non significa che non esiste un rapporto. Qualche volta sono anche io a provocare che il rapporto con il giocatore non è un rapporto flat, sia per bene o per male, qualche volta si provoca un'oscillazione nel rapporto per provocare delle reazioni, però il mio rapporto con lui è sempre stato bene, è un ragazzo per bene. Quando sono arrivato mi avevano detto che professionista è un disastro, si allenava male, arrivava in ritardo, mi hanno detto tutta questa storia, o erano bugie o lui ha cambiato, perché arrivare in ritardo mai, allenarsi male mai, un ragazzo per bene. Non è mai partita referenza quando si gioca tanto tempo contro 10. Se si gioca bene o se non si gioca bene, per me non è mai una referenza, perché la partita contro 10 è un'altra storia. Per la verità è che nel primo tempo, per 30 minuti, contro 10, non abbiamo giocato come si deve giocare contro 10. Abbiamo fatto una partita dove sembrava che erano 11 contro 11. Secondo tempo abbiamo giocato come si deve giocare contro una squadra con un uomo in meno. Al di là del sistema, al di là dei cambi, al di là che Paolo ha entrato e la prima volta che tocca pallone fa gol, al di là di tutto questo, l'atteggiamento, la intensità, attaccare subito l'uomo in possesso palla, pressare alto, perdere il possesso e subito pressare veramente con fame. È questo che ha cambiato la partita, però per me non... Ovviamente contento con il secondo tempo, perché l'obiettivo era fare quello che abbiamo fatto e dopo vincere la partita, però tanto per il negativo del primo tempo come per il positivo del secondo tempo, giocare 75 minuti con un uomo in più non è mai una referenza. Buonasera. Vorrei chiedere se lei è contento come avete attaccato, che visto che oggi non c'era la gara,
però la profondità, i movimenti e la velocità di fare la situazione, di fare penetrazione e poi il gioco dentro l'area. Lei è contento come avete giocato, come la velocità dell'attacco? È come ho detto prima, giocare contro un uomo meno non è mai una referenza. Se tu fai male perché emozionalmente non ha interiorizzato il fatto di chi gioca con un uomo in più, gli lascia la partita andare, e gioca contro l'accumulazione di giocatori difensivi che di solito la squadra con un uomo in meno fa nella zona centrale del campo. Se tu fai molto bene, si deve anche dire tu fai molto bene, però hai un uomo in più. Non è mai una referenza per me. Però la verità è che in secondo tempo la intensità del gioco è quello che ha cambiato, è quello che ha cambiato. Però non è mai una referenza. Ovviamente che sto contento di giocare contro 10, ovviamente che non c'è un dubbio che è un rosso, non c'è dubbio che è un rosso. Io ovviamente che mi piace giocare con un uomo in più, però mi dispiace per loro, perché loro sono arrivati qui con coraggio, sono arrivati qui a giocare e a giocare bene, e dopo quando tu hai un giocatore in meno la storia cambia. Mi dispiace per loro. Before the red card, HJK Helsinki found some spaces and was able to attack. Was there any surprises about how HJK Helsinki played, or were you happy about how your own team was executing the game plan? They start better than us. Che ride tu? Direttore, come vai? Di che ride tu? E per rispondere in inglese o che? Va benissimo. O italiano? Va benissimo in inglese. Fa stanco in inglese, si va in italiano. Inglese? Ma vuole, se può rispondere anche. O italiano? Forse lui vuole. English, please. English. No, they start better than us. And even when in the first half was 11 against 10, nobody saw that. Because the way we play, we gave them time and space to think, to play, to be stable, and not to have any problem. Then the coach made a change immediately to come back to a back five. They compacted well behind, and they were very comfortable in the game. In the second half was impossible for them, impossible to defend, and also impossible to counterattack, because every time we lost the ball, we pressed them immediately. And when you play you 10 men, it's hard. I've been there. I played a few times with 10 men for such a long period, and for such a long period is very hard. Of course, I'm happy, but I'm, you know, I feel for them, because big match for them to play here in Rome and to show how good they are. And when you play with 10 men, is hard. Finito. Quindi, no? Finish.